benvenuti e bentornati in un nuovo video. Io sono Blink46 e come potete vedere davanti a me ci sono due scatole molto simili e molto diverse tra di loro. Molto simili perché esteticamente sono praticamente identiche, ma molto diverse per ovviamente la dimensione. Come molti di voi sapranno, la settimana scorsa ho avuto l'occasione, grazie a Nvidia, di testare Destiny 2. Quest'anno sta facendo parlare molto di sé, visto che uscirà la seconda versione. Non voglio parlarvi delle caratteristiche del gioco, di qual è la trama o del gameplay in sé, perché ovviamente io sono andato a vedere dal punto di vista tecnico il gioco, tralasciando il fatto che mi sia piaciuto o meno. Iniziamo dal fatto che i PC che ci sono stati forniti per testare questo gioco erano dei PC decisamente di fascia alta, dotati ovviamente di 1080 Ti, i 7 7700K, 16 GB di RAM, SSD, eccetera, sempre la solita storia. Le postazioni inoltre erano dotate però di monitor in 4K, infatti noi siamo andati a testare questo gioco in 4K e nello stesso tempo è stato registrato direttamente con Shadowplay. Sicuramente le macchine che ci sono state fornite erano di fascia alta, ma in ogni caso sappiamo tutti quanto sia difficile far andare un videogioco in 4K con dettagli al massimo eccetera a più di 60 fps. In questo caso noi con Destiny 2 siamo riusciti non solo a giocare a Destiny 2 con tutti i dettagli al massimo e una giocabilità assolutamente fantastica, ma inoltre è stato registrato contemporaneamente il gameplay ed è per questo che abbiamo questa piccola scatolina. Andiamo adesso a fare un veloce unboxing di queste schede video perché voglio farvi vedere la somiglianza. Qui ho una scatola della 1080 Ti e questa è una vera e propria 1080 Ti. Qui abbiamo una scatola più piccolina che però, come potete vedere, è fatta assolutamente nello stesso modo rispetto alla 1080 Ti. Guardate, o 1080 perché alla fine sono identiche. Guardate che cos'è questa cosa, ragazzi? È una miniatura della 1080 o 1080 Ti e devo dire che i dettagli e la qualità di costruzione sono veramente veramente buoni. Inoltre, come potete vedere, è dotata di 64 GB di RAM. No, scherzavo, è una chiavetta USB da 64 GB USB 3 e devo dire che la lettura e scrittura della chiavetta è decisamente buona. Come potete vedere, adesso abbiamo la mamma e la bambina una a fianco all'altra e devo dire che era parecchio simpatica come cosa. Non posso valutare il gioco in sé perché ho avuto troppo poco tempo per testarlo, abbiamo avuto circa 20-30 minuti al massimo per effettuare l'introduzione, togliendo poi la metà della demo che erano dei video. Diciamo che l'esperienza di gioco, per quello che ho provato, mi è piaciuta, ma soprattutto è stata piacevole perché oltre alla qualità video che era incredibile in 4K con tutti i dettagli al massimo, vi assicuro che la differenza rispetto alle console si vede ed è parecchio netta. Non sto dicendo che sulle console tipo PS4 Pro, Xbox One o quello che è si veda male, ma la differenza è decisamente netta. Senza contare poi che in questo tipo di console il frame rate sarà bloccato a 30, mentre per PC avremo anche la possibilità di andare a 60 fps o oltre. Quindi nel caso dovessimo avere un monitor a 144 Hz o più, potremmo anche sfruttarli. Ovviamente però per sfruttare quel tipo di prestazioni dobbiamo avere anche un PC che ce lo supporta con almeno una di queste piccoline, perché sì, è un gioco ottimizzato parecchio bene per quello che è stato visto, però ovviamente per poterlo spingere a certi livelli bisogna ovviamente anche avere dell'hardware adeguato. Vi lascio infine adesso qualche minuto di gameplay puro, senza commentari, senza niente, per chi dovesse essere interessato a notare magari qualche dettaglio in più sulla grafica o sul gioco. Vi chiedo anche un altro favore, lasciatemi un commento su cosa ne pensate dell'audio. Sto cercando di migliorare piano piano sia la qualità video che audio per i video, quindi ogni vostro feedback è sicuramente d'aiuto. Per questo video è tutto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. In descrizione, come al solito, trovate tutti i vari link dei social, Facebook, Instagram, Telegram, Amazon e chi più ne ha più ne metta. E ragazzi, da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Stay inside my shield! Now! We need to leave now!
picked up that guardian you never showed up about? Get him on that command ship, now! Hold on back there! Guardian, time to kick 'em where it hurts.